20 minuti bastano. 20 minuti di fronte all'eternità non sono niente, ma in una serata come questa potrebbero anche bastare. Come si dice, a casa vale quando volo padrone. Vuol dire che trascureremo qualche particolare, non i particolari importanti, qualche particolare. Io stasera sono rimasto stupito, basito. Abbiamo avuto la presenza del ministro della sanità e del ministro dell'ambiente e non lo sapevamo qua stasera, signori, i ministri, ma siamo diventati importanti. Caro amico Franco, amico di infanzia, amico di sabati trascorsi in discoteca, e l'amicizia è una cosa, dico sempre, la politica è un'altra cosa. Ecco perché i diverbi in politica si possono sempre risanare. Guai se non fosse così. Solo gli sciocchi e gli imbecilli non cambiano idea. Come vedete, rinnovo quanto detto qualche sera fa, questa è la mia squadra, questa è la nostra squadra, questa è la squadra dei Via Grandesi. Noi non abbiamo Cenerentole nascoste nello scantinato sotto accanto al focolare. Tutto viene svolto e reso alla luce del sole. Sapete? Il nostro programma, che non è stato assolutamente scopiazzato, ve lo posso assicurare, è stato meditato e pensato, e una volta uscito fuori, guarda un po', qualcuno ha cercato di clonarlo. Franco, ci mancano 4 pagine per essere uguale al mio. 4 pagine ci mancano. Ne parleremo in seguito, avremo modo di... Sì, in effetti un cambiamento c'è stato. La foto di gruppo, anziché all'ultima pagina, l'ha messo alla prima pagina. Non potevano clonarlo, qualcosa lo dovevano cambiare. Ci hanno messo 2 settimane dopo che è uscito, l'hanno scopiazzato, alla meno peggio, l'hanno mandato in tipografia e voilà, il gioco è fatto. Siamo diventati tutti maghi, maghi della politica, maghi della comunicazione. Mi ero quasi addormentato, caro Mimmo D'Agata, al sentirti parlare. Mettici un po' di sostanza a parlare. Scusami se ti chiamo Mimmo, eravamo all'asilo assieme con sua Rosetta, eventualmente posso recuperare e chiamarti dottore D'Agata, non vorrei infrangere le regole del vivere civile e del bon ton. Vedete, avevo l'intenzione di trattare un comizio così, all'insegna della sobrietà, dell'amicizia, della cordialità, della trasparenza, dell'esprimere quali sono i nostri principi, quali sono i nostri obiettivi, del nostro programma, un programma serio, fattibile, realizzabile. Però sapete, ogni momento si dice è mondo nuovo, perciò, visto e considerato che c'è qualcuno che ha messo il tacco sul mio mignolo del piede, mi disse per stare un cargo, e allora, ora la diciamo qualcosa. Vedete, in questi giorni le vostre case sono un continuo bussare, e io vi capisco, vi comprendo. 60 candidati, supporter, gente casona, catupulia, la gente quando suoniamo, quando suono, sogno andare a doccia, scusa ma se si dà a doccia come puoi rispondere? Eppure andare a doccia. E quindi sento dire con più insistenza, ah sì Enzo, tu sei un amico,
però fra un pozzo è uno nuovo. Uno nuovo. Non è manco lavato con perlana, Franco! Non è manco lavato con perlana! Io no! Caro Mimmo, no! E al chilometro zero! Qua parliamo di novità! C'è gente che ha fatto 40 anni politica, è nuovo! Non l'avete visto? Era nel retrobottega! Nel retrobottega! Scusatemi se non leggo, però io parlo d'istinto, parlo col cuore, parlo per come sento le cose, parlo con l'istinto di una persona che vive nel territorio e per la gente, sempre tra la mia gente. E non ce ne faccio carizzi, chi quando riavo la carizza vuole l'anima. E io anima non ne voglio dalla gente. Io desidero solamente che la gente mi apprezzi per quello che faccio e per quello che do. Il nuovo. Franco è uno nuovo. Facemolo provare. Ah, siamo, oh bar, proviamo un cioccolato come staglio. Signori miei, non possiamo e non dobbiamo e non dovete rischiare. Il momento è delicato. Ma non perché ha spazzatura col trattamento pirolitico, casomai poi l'impianto facciamo su Profondità Serra. Vedi Franco, tu dai dimostrazione che non conosci il territorio, tu dai dimostrazione di essere relegato tra le mura del mondo in cui lavori. Devi stare un po' più all'aperto, devi girare, devi sapere cosa fa la gente. Non con l'Eurotax che ci botti. Chi ci botti? Ah, buona parola. E quindi dicevo, Via Grande ha una morfologia olografica, strutturale, che a nessuno potrebbe passare per la testa, visto che il territorio di Via Grande è sottoposto al vincolo paesaggistico e per una parte anche al vincolo del parco dell'Etna. Ma tu queste cose ne sai? Non le sai? Non le sai? Perché quando c'è stato da decidere, tu hai visto l'impegno con l'amici tuo e 10:30 ha cominciato a battere quando eravamo al collega e si doveva parlare di piano regolatore. Vedi caro amico, diceva un cantautore, ti scrivo, ma io ti parlo, non ti scrivo, ti parlo caro Franco. Non si può amministrare un tutto l'isturia e un malato se ne va. Il malato ha bisogno di cure immediate. Attualmente, apro e chiudo la parentesi veloce, l'Europa, il mondo intero, vive una crisi profonda. La disoccupazione dilaga, minutamente, ogni istante c'è un disoccupato in Europa, 1.039.000 disoccupati nel solo 2012 in Italia, la recessione comincia a colpire anche la Germania, e perché se noi italiani, se noi francesi, se i greci non comprano le macchine tedesche, anche i tedeschi cominciano ad assaporare la recessione, hanno perso mezzo punto di PIL. E noi qua ci inventiamo le cose. L'arsonave che scende da terra e a terra, a Piazza Gelsi o a Piazza Urna. Bisogna essere consapevoli delle risorse che la politica oggi offre agli enti locali, alle pubbliche amministrazioni. Bisogna essere attenti alla politica della Comunità Europea. Rosario, dettemi i tempi per piacere. Anche perché un ricco io quando è chiuso, no tu? Perché chi non comanda è uno solo. Non ce n'è pupare da reni. Pupare da reni non ce n'è. Le idee sono e saranno condivise, sono e saranno portate all'attenzione della gente, sono e saranno portate all'attenzione dei cittadini. Però ci deve essere uno solo che si deve assumere responsabilità e decidere. E io ho dimostrato in passato di sapermi assumere le mie responsabilità.
nei momenti in cui gli assessori della giunta se la davano a gamba all'aria, io ho resistito all'attacco dell'intera commissione provinciale di controllo. Mi trovai da solo come un povero Cristo appeso alla croce, perché tutti gli amici miei di cordata, come un disco alla la pigliata, se ne scapparono. La squadra competenza, il presidente, non il presidente Napolitano, a cui rivolgiamo il nostro saluto più affettuoso e sincero. Vedi, caro Franco, stasera ti voglio bene, come dice l'amico mio, ti voglio bene. Copione. Angelo Donduso, voglio bene anche a te e te lo dimostrerò. Vedete, il nostro programma racchiude delle idee concrete, delle idee serie. Noi non ci siamo improvvisati le cose. Siccome noi viviamo la cognizione di questo tempo, e quindi diciamolo le cose alla gente, diciamole le cose alla gente, come stanno veramente. Non parliamo con artifici, non parliamo con secondi fini, non parliamo a baccaglio, come si dice in Alto Adige. Diciamo le cose come stanno, dovete avere il coraggio di dire le cose come stanno, alla gente, ai vostri amici. Non vi potete nascondere dietro il dito. Una forza nuova. Franco rappresenta e rappresenterà il nuovo. Ma di chi? Di che cosa? Facciamo un'analisi critica di questo nuovo gruppo storico della farmacia, gruppo uscente dell'amministrazione Cavallaro. A proposito di Cavallaro, dottoressa Cavallaro, che saluto, la dottoressa Cavallaro, vi do la mia parola d'onore, sottoscritta davanti al notaio, che la dottoressa Cavallaro non è in amministrazione, non sarà in amministrazione, non avrà incarichi di governo. La dottoressa Cavallaro ha deciso di fare politica e non amministrazione. Lo sottoscrivo! Lo sottoscrivo! Ma la mia parola, credetemi, vale un contratto dal notaio. La mia parola espressa pubblicamente vale un contratto. Quindi dicevo, il gruppo storico della farmacia, il gruppo scende della dottoressa Cavallaro, dell'amministrazione Cavallaro, il gruppo dell'avvocato Corsaro, che è andato a confluire nella lista Leonardi, più un altro pugno di cucciolotte, come dice l'amico mio, per chiudere il blocco. Quindi abbiamo altro che triunfilato, abbiamo un quadrunfilato. Capite benissimo, loro parlano di scelte, di opportunità. Dovete sapere, perché la verità sale sempre a galla. Con la verità una persona può parlare sempre a testa alta. Le bugie hanno le gambe corte e fanno crescere il naso come quello di Pinocchio. Caro Mimuzzo D'Agata, no, scusami, dottore D'Agata, caro dottore D'Agata, hai lesinato all'amico mio Rosario Cristaldi, presentati tu, ma perché non ti presentavi tu per sindaco? Perché non ti candidavi tu per sindaco? Che diceva Rosario di candidarsi? Rosario ha detto, per motivi di opportunità e della mia vita privata, non mi posso candidare. Una scelta coraggiosa, chiunque altro si sarebbe fatto ammaliare da questa proposta, lui no, lui ha scelto con dignità di mettersi da parte. Potrò dare il mio contributo, darò il mio contributo se chiamato in causa. L'ho chiamato in causa perché Rosario Cristaldi ha un know-how che nessuno gli può disconoscere. Rosario Cristaldi ha una capacità che nessuno gli può disconoscere. E non è me, frati.
e non è mio fratello. Anche perché di fratelli, grazie a Dio e grazie a mia madre, ce n'ho tanti. Ce n'ho tanti, anzi, se me lo consentite, mi lasciate il passaggio, mando un saluto al mio caro fratello Lucio, che ci guarda e mi guarda da lassù. Quindi, le novità sono belle le novità. Le novità sono come un paio di scarpe nuove per una signorina, con tacca a spillo e a punta fine, sono belle di vinile, ma come si mettono sta... Pronto? Sì, maresciallo, recuperiamo questo minuto di ritardo. Quindi dicevo, sto scherzando, non si preoccupi, sto scherzando. La battuta ci vuole, altrimenti qua si addormentano i ragazzi. E allora dicevo, la novità a volte è come un paio di scarpe nuove per una signorina. Sapete, tutte le signorine si accattano, scappa a punta, coda a quei auto, belle, bellissime da vedere, ma come si mettono dopo 3 minuti, sanno assettare perché non possono stare più a niente. Sapete, quel tizio diceva sempre alla moglie, che non è mia moglie naturalmente, a moglie, ti voglio bene come un barro di scarpe vecchie, e meschina si preoccupava, si disperava, diceva come mio marito mi vuole bene come un paio di scarpe vecchie, e sì, perché quella volta quando si mise le scarpe nuove e non poté camminare, non poté stare all'impiede, dice aveva ragione mio marito, aveva ragione. Quindi le cose usate ma collaudate sono sicure, camminate sicure con le scarpe della nostra lista, camminate sicuri con le scarpe della nostra lista. Noi siamo gente affidabile non perché lo dica io, perché lo dice la gente, perché me lo spiffano in faccia la gente. Quindi dicevo, un trionfilato, una specie di Macedonia, come direbbe un amico mio giornalista, una Macedonia. Quindi gruppo storico, new entry, Coccolini, la componente dell'avvocato Corsaro, buon figlio mi pare che non... è un alimento che apparteneva a Malissa Corsaro. Poi la new entry, la figlia di un altro consigliere, con mia consiglieri, candidato con la lista Corsaro, confluito sempre nella lista Leonardi, e la moglie di un altro ex consigliere, eccetera, eccetera, opposizione di minoranza, confluita sempre nella lista Leonardi. Quindi il nuovo, ma lo volete dire chi è? E lo possiamo dire al Movimento 5 Stelle che sono nuovi, all'amico Angelo Giusto che è nuovo, ma no Vacri, ma voi non potete millantare questo credito, non potete millantare questo credito, di nuovo non c'è niente. Come disse Tomasi di Lampedusa, cambiare tutto, Angelo, poi tu spiego che con Tomasi Lampedusa, cambiare tutto per non cambiare niente, cambiare tutto per non cambiare niente. Comandante, mi faccio un cenno, che io alzo le mani subito, mi arrendo. Un minuto. Davanti alla giustizia ci si rende sempre quando si ha torto, quando si ha ragione, 2 minuti, senza recupero. E quindi... diciamole le cose, quando andate a parlare con la gente non dite solo menzogne, non dite solo cose che vi contengono, dite le cose come stanno, perché essere sinceri è una grande dote, è una grande dote essere sinceri. Non vi potete spacciare per gente nuova, ma meno male che vi siete messi tutti in fila nella foto, così vi potete vedere e tutti vi possono ammirare. Come a squadra dopo l'uno, dopo Catania, tanto per capirli. Quindi io non vi dico di votare per la mia lista, io vi dico solamente, cari amici e concittadini, grazie per questa standing innovation, grazie, grazie, grazie.
E quindi dicevo, valutate, guardate. Chiudiamo, comandante, abbiamo chiuso. Perfetto. Valutate i componenti della nostra lista, il nostro programma, il nostro progetto. Il 9 e 10 giugno votateci, votateci, votateci! Che può la stradale? Guarda c'è la vera cavallata! Chi? L'altro! A un po' di...